Salve ragazzi, buon anno e benvenuti sul mio canale. E da quest'anno cercherò di portarvi più contenuti, portarvi recensioni, unboxing e un po' tutto. Vi auguro ancora a tutti buon anno, grazie a tutti i miei iscritti per i mi piace, per le visualizzazioni, ma dobbiamo fare di più. Quindi vi invito a mettere mi piace o non mi piace o un commento costruttivo e a condividere ciò che io faccio su YouTube per farmi crescere e darmi la possibilità di portare altro su questo canale YouTube. Oggi apriamo questo. Mi arriva Ladroni a Napoli.it, store ufficiale per i prodotti DJI, Parrot, Unic e tanto altro ancora. Uno store che offre corsi di formazione, certificati ENAC e quant'altro. Come possiamo vedere è ben imballato, molto protetto, e andiamo a tirare fuori la portable carica station per DJI Spark. Mettiamo un lato, questa è la versione combo che ci offre DorianNapoli.it con due batterie, e su questa versione abbiamo un codice sconto noi dedicato che vi lascerò nel link in descrizione. Vediamo un po' di cose a mezzo e andiamo a riprendere la nostra dock station, o meglio denominata portable charge station for Spark. Andiamo ad aprirla e vediamo il suo contenuto. Qui veniamo subito presi dalla dock station. Qui abbiamo il pulsantino di accensione e spegnimento, controllo della carica della batteria, una presa USB 5V 2A, il connettore di carica, il connettore micro USB per andare a fare i vari aggiornamenti. Che dire, qui troviamo anche il tastino per aprire il coperchio, qua si posizionano le due batterie, qua lo Spark. Andiamo a richiudere, vedere un po' i materiali di come è fatto. Qui troviamo il logo con la scritta Spark, ecco qui. I materiali sembrano ottimi, una buona fattura, ma d'altro canto DJI. Troviamo dei piedini di rialzo, materiali veramente buoni, non scricchiola. Andiamo a vedere cosa c'è più nella confezione. Mettiamo questo sotto. DJI Car Refresh, da poter attivare penso anche su questo prodotto, molto buono questo. Manuale di istruzione in italiano, molto completo. Poi andiamo a vedere cosa c'è, anche se so già che c'è poco. Andiamo a vedere. Troviamo il cavetto per le nostre prese europee 220. Box, troviamo anche l'alimentatore che carica la power bank con il foro dedicato, il cavetto collegato e altre due prese USB da 5V 2A. E niente, oltre a questo non troviamo più nulla nell'unboxing. Seguirà una recensione di questo prodotto, veramente ottimo. Faccio vedere nel dettaglio questo prodotto, veramente ben costruito e ottimo, perché ad oggi questo prodotto è acquistabile a un prezzo, diciamo, onesto, ecco, se vogliamo usare questo termine, onesto. In questo prodotto si può collegare lo Spark, chiudere il tutto anche così, per esempio chiudere qui e portarvelo dietro, e avete sempre
un prodotto carico che carica fino a 48 minuti di volo, poi lo testeremo. Qui potete mettere le batterie, così rimettete lo spark, vedete le eliche si bloccano qui sotto ed eccolo qui. Questo è tutto quello che c'era nella confezione. Ci vediamo alla recensione, rimanete collegati, eh.